Appassionati di vela, appassionati di nautica in generale, amici dello Yacht Club Repubblica Marinara di eh, Pisa, eh, benvenuti a questo webinar, a questo nuovo appuntamento web organizzato dallo Yacht Club eh, Repubblica Marinara di Pisa dedicato alla eh, sicurezza e alle emergenze di bordo. Come gestire al meglio queste situazioni? Eh, lo faremo, lo andremo a scoprire strada facendo con i nostri ospiti, ma a partire prima di tutto da Giampiero Intrieri dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Giampiero, mi senti? Sì, ciao, ti sento Mauro, mi sentite bene anche voi? Io ti sento molto bene, ti vedo con il guidone dello Yacht Club alle spalle e poi abbiamo Francesca Farina di Forniture Nautiche Italiane. Francesca, ci senti? Ciao, Mauro, sì, forte e chiaro, buonasera. Buonasera, ti vediamo già contestualizzata eh, in un ambiente che eh, risulta essere particolarmente eh, interessante. Intanto eh, vediamo se riusciamo a stabilire un collegamento con Umberto Verna che eh, dovrebbe vedo apparire in video e vediamo se riusciamo ad attivare il microfono. Umberto, buonasera. Sì, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, grazie di essere eh, con noi. Io, in apertura, Umberto Verna andiamo a introdurre chi è di Safety World, ovvero un'azienda leader in Italia per quanto eh, riguarda la sicurezza in mare. È una società che si occupa eh, anche di eh, formazione collegata al mondo della eh, sicurezza, della navigazione d'altura, insomma, eh, tutto ciò che ci serve. Per addentrarci in quelli che sono gli argomenti della nostra serata. Vado da eh, Giampiero. Giampiero, eh, ti lascio spiegare esattamente di cosa parleremo questa sera. Sì, eh, ciao a tutti. Allora, eh, a me capita molto spesso di eh, navigare un po' in tutti i mari, dalla Liguria alla Toscana, alla Corsica alla Sardegna, e purtroppo vedo molto spesso quando ci sono delle condizioni anche. Eh, estreme sia da parte dei dipartisti che da parte anche dei tanti eh, che in pochi indossano eh, magari il, il giubbotto quando eh, c'è tanto vento o mai è formato eh, indossando eh, salvagente è per la sicurezza di noi stessi non è che sei eh, ti dimostri un principiante se non sei il giubbotto addosso cioè devi, Devi usarlo a, a prescindere, perché la sicurezza è molto importante. Molte volte, quando facciamo anche i corsi veri, tante persone si preoccupano del eh, recupero dell'uomo a mare. Ma secondo me, il recupero dell'uomo a mare è una procedura che deve essere proprio l'ultima cosa. Perché prima che un uomo cada a mare, vuol dire che non hai rispettato e non hai utilizzato tutta una serie di, eh, di strumenti che tutti noi dobbiamo avere a bordo, di attrezzature, per cui questo non deve succedere perché La sicurezza innanzitutto deve essere a bordo delle proprie eh, delle nostre imbarcazioni. Quindi, proprio eh, in questo periodo in cui tutti quanti ci avviciniamo al periodo estivo, inizieremo tutti quanti a fare traversate e eh, lunghe navigazioni diurne e notturne, abbiamo pensato di fare questo webinar in modo eh, con eh, l'avallo di, eh, di esperti eh, per prodotti come Francesca. E un grande esperto di sicurezza come Umberto, in modo da eh, guardare che cosa dobbiamo avere a bordo sempre, quale è l'attrezzatura più giusta che dobbiamo utilizzare a bordo e Umberto ci dirà che come dobbiamo utilizzarla e in quale condizioni. Umberto, vengo subito da te, eh, ti abbiamo appunto presentato come uno dei responsabili di Safety Words. Eh, insomma, una domanda per iniziare un pochettino ad ampio respiro, eh, ovvero che cosa vuol dire esattamente avere un'emergenza a bordo? Beh, proprio a largo respiro, nel senso che è molto ampia la domanda. Allora, io cercherò di circoscriverla. Eh, cercando di fare quello che facciamo sempre nelle premesse dei nostri corsi, della nostra formazione, cioè partiamo dalle definizioni e utilizziamo l'inglese perché l'inglese eh, per quanto venga usato perché è semplice in realtà è molto chiaro in alcuni concetti. Eh, la safety è la safety, cioè la prevenzione, la sicurezza e l'emergency è tutta un'altra cosa, è il fallimento di questo. Purtroppo in Italia confondiamo molto la parola sicurezza con eh, mettendoci dentro tutto, ci mettiamo la zatera di salvataggio nelle dotazioni di sicurezza. Eh, ma la sicurezza in una zatera dove sta che la barca è già affondata? E quindi eh, sarebbe bene definire per rispondere alla tua domanda, allora cerco di portarvi in quella che vorrei che fosse, eh, che è stata in questi anni. Eh, l'insegnamento su cosa è l'emergenza. L'emergenza è, gest è gestire una situazione complessa, eh, generalmente che non hai mai vissuto, e quindi la gestione dell'emergenza passa molto dal eh, sì dagli equipaggiamenti, ma dalla gestione del panico. Allora, quando io faccio la definizione di emergenza, essere, cioè tutti noi dovremmo allenarci, e ci si allena in questo, non si nasce imparati, allenarci. A vivere l'emergenza solo quel momento nel quale io sono psicologicamente in uno stato emergenziale e qual è questo stato in mare e quando non me la so cavare da solo, quando ho bisogno di qualcuno, questo è la vera emergenza. Tutto quello che viene prima può essere un incidente, può essere un'avaria, può essere un problema. Ma se io sono attrezzato sia dal punto di vista di equipaggiamenti, ma soprattutto dal punto di vista marinaresco ad affrontare questi problemi, allora riuscirò a tenere questa situazione per quanto nuova, per quanto complessa, per quanto difficile in mare, in una situazione che non è di emergenza. Se io invece sono un principiante o non ho avuto una buona educazione in questo senso, chiaramente vivrò emergenza anche un forza 4. A barca sbandata perché il mio timoniere vuol tenere il carrello vento. Il mio stato emergenziale sarà elevato. Quindi l'emergenza è, nella nostra definizione, che vorremmo portare nel nostro ambiente, quel momento nel quale tu non sei in grado di risolvere il problema da solo e hai bisogno di qualcuno. Se no, siamo in un'area che è l'avaria, che è l'incidente. Ma se io mi sono attrezzato, e allenato e ho fatto appunto i corsi per stare all'interno di questo, questo è il navigare, perché quanti di voi che state ascoltando non avete mai avuto un problema o una varia o un incidente in mare, siete riusciti a gestirlo? Beh, quella non è un'emergenza, l'emergenza è il momento in cui noi in uno stato emergenziale chiediamo aiuto e abbiamo bisogno di qualcuno. E quando c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno anche di qualcosa, e questo qualcosa potrebbe essere importato, potrebbe essere eh, distribuito da Forniture Nautiche Italiane e da eh, Francesca Farina. Francesca, intanto buonasera e raccontaci un attimino eh, anche tu eh, che cos'è Forniture Nautiche Italiane. Buonasera, allora Fornitore Nautica Italiane eh, nasce nel 1983 e, ehm, appunto, eh, come negozio, come rivendita di articoli per la Nautica e uh, adesso dopo uh, più di 30 anni si è um, affermata sul mercato italiano e è in, uh, importatrice di uh, prodotti veramente molto importanti come ad esempio il, il brand Plastimo che è uno dei più conosciuti per uh, la sicurezza in, in mare. Um, Dimmi, dimmi pure, se volete vi Ma parlando, parlando di prodotti, oggi nel corso del nostro pre-meeting che abbiamo fatto è venuto fuori uh, un argomento interessante che ci stava appunto spiegando in, uh, priva in privato Umberto, ovvero che fondamentalmente al di là dei, dei brand che uh, possono avere più o meno appassionati, eh, dicevi Umberto, non esiste fondamentalmente quello che è un prodotto che può essere considerato eh, migliore degli altri, però bisogna individuare qual è il prodotto che soddisfa maggiormente quelle che sono le nostre esigenze in base alla navigazione che facciamo. Beh, eh, sì, credo che tutti voi avete esperienza per qualsiasi cosa, anche la barca ideale esiste una barca ideale, esiste la barca che va bene a te, che piace a te, eccetera, eccetera. E quello che stiamo cercando di fare appunto nella eh, formazione, nell'educazione di chi si approccia a degli equipaggiamenti anche non obbligatori, soprattutto quelli non obbligatori, eh, è proprio questo, cioè imparare a fare la scelta in funzione non tanto del prodotto che ha una maggiore pubblicità, una maggiore marketing, eccetera, ma un prodotto che va bene a te. E il va bene vuol dire sia dal portafoglio, questo è facile, se io non posso spendere... Eh, quella cifra eh, rinuncerò a quel prodotto, oppure eh, anche non è detto, che il prodotto più caro sia quello che va bene a te, perché in funzione della tua navigazione, della tua tipologia di barca, barca motore, barca vela, eh, navigazioni notturne, navigazioni eh, di un certo tipo, ma anche del tuo equipaggio. Tutti gli equipaggiamenti eh, per le varie situazioni che possono svegliare a bordo, vanno scelti ad hoc, bilanciando quello che è l'opportunità di spesa e quello che è invece l'acquisizione tecnica del prodotto. E su questo siamo molto lacun lacunosi. Noto sempre più spesso che la nostra cultura dell'obbligo ci ha portato a comprare qualcosa perché è obbligatorio. E quando una cosa è obbligatoria, allora deve essere anche omologata. Eh, il linguaggio è molto importante, eh? uso i termini eh, corretti e tecnici. Se è una cosa obbligatoria, deve essere anche omologato, e per essere omologato, deve essere conforme a una normativa. Quella normativa sappiamo tutti che a volte nasce eh, da logiche che non sono proprio quelle legate al tuo navigare, e a volte ci troviamo a bordo delle cose obbligatorie che sono più ingombranti di quelle che eh, vanno bene su una piccola barca di porto, perché nascono secondo normative per la navigazione mercantile, per esempio. E su questo eh, è quello che un po' la Safety World fa, no? Cerchiamo di conoscere l'utente, conoscere il tuo modo di fare, di andare, eccetera, e cerchiamo di trovare sul mercato quello che è il prodotto che, eh, indipendentemente dal costo, poi lo valuterà eh, chi deve comprare, è adatto al suo navigare. Se non vado errato, di tutte quante le normative che sono attualmente vigenti, perché ricordiamo eh, non solo barche italiane, ma c'è stato il periodo delle bandiere francesi, abbiamo adesso il periodo delle bandiere belga, delle bandiere olandesi, insomma eh, c'è un po' di tutto, però se non vado errato, eh, mi rivolgo a voi che siete esperti, uno degli elementi che non manca in nessuna di queste normative è quello relativo alle, eh, ai giubbotti di salvataggio. Quindi eh, direi: se secondo voi l'idea è un'idea vincente, di partire dai giubbotti eh, di salvataggio. Quelli che chiunque naviga ha eh, ben cari, eh, o almeno dovrebbe avere ben cari a bordo. Umberto, beh, certo, eh, fin dai 300 metri dalla costa, bisogna avere l'ausilio ad alleggiamento e poi il, la cintura di salvataggio. La cosa un po' paradossale è che fino a 6 miglia può andare bene una spinta di galleggiamento, mentre oltre a 6 miglia ce ne vuole un'altra. Queste sono le cose un po' strane delle nostre normative. Eh, L'acqua del mare è uguale sia a 5 miglia che a 15 miglia come densità del liquido. Quindi eh, Però passerei magari, visto che ce l'ha lì uno bello gonfio, la parola a Francesca che fa vedere questa nuova tipologia di giubbotti che finalmente si è molto diffusa negli ultimi vent'anni, anche in Italia, che sono le cinture di salvataggio, questo è il termine legale in Italia, cinture di salvataggio eh, autoconfiabili. Francesca, esatto. che cosa ci fai vedere? Esatto, fortunatamente come diceva Umberto negli ultimi anni eh, è veramente cresciuto molto l'utilizzo e, e la vendita di, di questi giubbotti che sono sicuramente eh, molto più semplici da utilizzare rispetto ai giubbotti in, uh, in schiuma come uh, andavano, andavano prima. Uh, partiamo da un modello base, vi faccio vedere due modelli questa sera perché appunto come diceva Umberto uh, non esiste l'articolo giusto per tutti, esistono uh, vari articoli e in base all'utilizzo che una persona fa uh, magari uh, un articolo può essere anche eccessivo, eccessivamente uh, sicuro per un utilizzo. Uh, oppure non abbastanza sicuro in base uh, appunto a, a ciò che si fa. Questo è un modello base, è un pilot 165. 165 cosa vuol dire? Vuol dire che uh, plastimo in questo, uh, in questo giubbotto uh, non solo garantisce una galleggiabilità standard dei 150 Newton che sono, che sono appunto uh, richiesti dalla normativa, ma aggiunge una galleggiabilità reale effettiva di 15 Newton. Quindi uh, è più Galleggiante rispetto a, a un altro uh, modello di uh, uguale fattezza e misura. Il giubbotto, come lo si indossa, è molto semplice e chiaro a tutti. Questo è un modello con, appunto, come dicevamo, la cintura di sicurezza, cintura di sicurezza e anello, in questo caso in Dainema per agganciare il cordone di sicurezza uh, può essere automatico o manuale questo qua è un modello automatico anche sull'automatico abbiamo sempre anche la levetta per il manuale uh, dovesse mai accadere che uh, non, uh, non si attiva da solo qual è una particolarità di questo giubbotto veramente molto interessante che uh, la camera d'aria è protetta da una cerniera perché solitamente questi modelli li troviamo uh, con, la, con il velcro con il, il velcro, velcro esatto il velcro con l'andare del tempo uh, si può uh, deteriorare mentre invece la cintura è molto più sicura e che cosa permette permette ogni volta se uno vuole ma la buona Norma lo richiederebbe ogni volta che una persona uh, va in barca può aprire il suo giubbotto e controllare lo stato della camera d'aria. Se ci sono stati dei, dei problemi, quantomeno visivamente, poi non è che uno lo può gonfiare per vedere se, se funziona, però quantomeno un'occhiata visiva alla bomboletta e alla camera d'aria diciamo che. No, sarebbe una, una buona regola da seguire ogni volta, e anche la sostituzione della bomboletta, come vedete. In questo caso, grazie alla Cerniara, è molto semplice. Ecco, Umberto, scusa Francesca, vado un attimo da Umberto. In uh, Questo tipo di uh, giubbotti che negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni si vedevano da, uh, già da, diverso, da diversi anni, stanno prendendo piede finalmente anche da noi. Uh, quando si parla di automatismo, funzionano tutti nello stesso sistema o le varie case produttrici hanno sistemi di uh, automatismo diversi l'uno dall'altro? No, ce ne sono molti sistemi. Il primo era quello americano dei, dei piloti dell'aviazione. Eh, ti correggo, paradossalmente in America eh, non possono sostituire quelli obbligatori, mentre il resto del mondo sì. La Coast Guard americana, che è fatta di persone molto anziane, <ride> eccetera, eccetera, sono ancora molto affezionati al, al giubbotto, quello normale. Eh, però in Italia diciamo che sono generalmente presenti tre meccanismi. Uno con la pastiglia di sale, eh, più economico ma un pochino più sensibile all'umidità, uno con la pastiglia di carta eh, e uno col gancio idrostatico, l'attivazione idrostatica. Questi sono i tre più diffusi e chiaramente l'idrostatico soffre meno dell'umidità, ah, come tutte le cose eh, ci sono dei pro e dei contro, eh, chi vende un prodotto sollecita e vi dimostrerà sempre i pregi dei vostri dei prodotti che vende questa è una cosa fondamentale perché io devo conoscere il prodotto e me lo presenta a chi me lo vende. Eh, sta a noi poi andare a capire quali sono non dico i difetti non uso mai questa parola perché sono un tecnico e so che la progettazione eh, viene sempre fatta da persone intelligenti persone capaci però quando fai un progetto entri in una linea di progetto e questo progetto ha dei limiti, quindi io non parlo di difetti ma parlo di limiti. Ogni prodotto ha i suoi limiti, sarebbe grave scoprirlo il giorno in cui ti serve, quindi invitiamo sempre eh, quando si acquistano questi prodotti a fare una prova, a andare in acqua, a indossarlo, anche perché la regolazione eh, non è così scontata, eh, soprattutto nelle versioni che abbinano sia la cintura di sicurezza che la cintura di salvataggio. Tenete conto che una cintura di sicurezza deve lavorare alta sul torace, dove la cassa toracica è più robusta, eh, mentre una cintura di salvataggio, cioè il giubbotto gonfiato, dovrebbe lavorare intorno all'altezza delle reni, eh, per sostenere in una certa posizione il corpo. Quindi mettere insieme le due funzioni eh, costringe il progettista a fare una scelta. Scelgo la cintura alta perché prediligo la prevenzione o scelgo la cintura di salvataggio bassa perché, ahimè, eh, prediligo la, eh, la cura e non la prevenzione. Per cui ognuno di noi deve acquistare quello che ritiene più adatto al suo portafoglio, al suo utilizzo, e poi però dovrebbe almeno una volta nella vita testarlo realmente, perché comunque una bomboletta è un meccanismo automatico, se quello di sale gli costa sui 25-30 euro se quello idrostatico costa sui 60 70 euro però insomma vale la pena provarlo ecco sarebbe sciocco scoprire che è stato allacciato male o stretto male quando serve tornando da Francesca abbiamo appena visto il se non sbaglio il Pilot 165 corretto? esatto e, però ci parlavi anche di un altro modello un modello un pochettino più tecnico esatto vi parlo adesso dell'SL 180 Uh, questo è un articolo, come vedete, molto diverso, di una morbidezza incredibile. Quando viene indossato, come diceva uh, Umberto, qua è stata fatta uh, una scelta sulla uh, parte più di, di sicurezza, quindi è più corto, quindi non ingombra anche quando vengono fatte le, le varie operazioni a bordo. E questo è un giubbotto, uh, come vedete dietro, incrociato, quindi ha veramente una vestibilità incredibile. Indossa come non averlo. Questo è un articolo consigliato per chi viaggia in solitaria o comunque sia fa uh, navigazioni molto lunghe, navigazioni impegnative, ecco, per chi uh, ha bisogno di comfort e non può stare troppo a pensare a che cosa ha indosso. Inoltre è molto comodo perché ha anche delle tasche in cui uno può mettere un PLB, un, uh, un coltello, qualsiasi cosa di cui abbia, abbia bisogno. Molto interessante è anche questa parte che fa vedere lo stato di, di attivazione della bomboletta. Quindi, uh, perché il problema, uh, uno dei problemi dei zubbotti è che non si sa mai quando la bomboletta effettivamente è carica o quando va sostituita. Uh, la legge italiana non prevede una revisione per i zubbotti. Noi consigliamo ogni due anni di cambiare la bomboletta. In questo caso uh, uno ha l'indicatore e quindi vede perfettamente... Uh, lo stato della, della bomboletta in quel momento. Anche questo come, come l'altro, anche qua ha un'altra tasca e per cambiare la bomboletta, anche questo come uh, l'altro ha uh, tutta una cerniera laterale per visionare la camera d'aria. Questo articolo inoltre ha due loop in Dainema dove uh, attaccare il cordone di sicurezza e anche il doppio gancio. Non so se vedete. Sì, il doppio gancio cosciale. Ok, quindi è per veramente. assicurarlo maggiormente al corpo. Esatto, perché un giubbotto senza uh, il, il cosciale, diciamo che. Uh, non è poi così sicuro perché al momento che uno cade in acqua può salire anzi può o scappare via se non è stretto a dovere oppure può dare fastidio al, al volto, mentre invece in questo modo rimane al suo posto. Intanto vado un attimo da Giampiero perché Giampiero, nei eh, momenti precedenti all'inizio della eh, nostra diretta, eh, insomma eh, so che per chi ci sta seguendo, Laura Doria di iNelson eh, ha, ha un presente per coloro che stanno seguendo il nostro webinar. Non so se ne vuoi parlare tu oppure eh, se tocca a me questo compito. No, lascia te tutti quanti questi compiti, a me non piace... Questa... E insomma, Laura Doria di iNelson, che è uno, un altro partner di questo webinar proposto dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, eh, c'è la possibilità di aderire ad un 20% di sconto tramite iNelson.com eh, scrivendo PLASTIMO. 20 tutto in maiuscolo, quindi plastimo 20 eh, al momento dell'acquisto di quelle che possono essere le vostre eh, personali dotazioni di eh, sicurezza che deciderete poi di comprare in seguito a questo nostro incontro. Eh, stavamo appunto vedendo dei prodotti di plastimo che ci stava introducendo eh, Francesca Farina di Forniture Nautiche Italiane. Stiamo parlando di safety e continuando a parlare di safety, Umberto correggimi se sbaglio, è il momento di parlare di eh, lifeline e cordoni di sicurezza. Oh, ti ringrazio perché si parla sempre della cura, dei giubbotti, del gonfiaggio, dei meccanismi, eccetera, e mai di, della prevenzione. Allora, sarebbe veramente l'ora che ci dedicassimo di più sul concetto che l'uomo a mare si previene solo eh, legandosi alla barca. Ecco, quindi eh, bisognerebbe cominciare a eh, vedere eh, sempre più spesso eh, le persone che cominciano a muoversi eh, legandosi alla barca capisco che quello che dico rompe le scatole a molta gente ma da sondi lo faccio da 25 quasi 30 anni quindi posso continuare a farlo l'ho fatto con i maggiori campioni del mondo o gente che naviga in solitaria tutta la vita e continuerò a farlo perché è inutile perdere tempo a parlare di recupero umamare di di questo, autogonfiabili di questi, quell'altro e, e vedere ancora gente eh, che non ha eh, la dimestichezza, e questo uso un termine apposta di questo tipo: all'uso delle cinture di sicurezza. Allora io non capisco come mai in montagna questa dimestichezza negli anni, perché io sono nato sul Lago Maggiore, ho, scal ho scalato anch'io, si scalava a mani libere, si scalava con dei cordoni. Eh, assolutamente improbabili, fatti in casa e, e sta bene così però il, la, la sensibilità è aumentata le cose vanno avanti adesso anche in bicicletta si va in giro col casco ma quando mai si andava col casco in bicicletta quando eravamo giovani neanche in moto si andava col casco io venivo in Liguria con l'Onda 500 senza casco, cioè nelle gallerie cioè, capisco che tutto cambia ma negli altri ambienti è cambiato eh, nel nostro ambiente questa cosa qui di legarsi ancora si fa fatica è vero che è scomodo, è vero che impedisce i movimenti, è vero tutto, ma eh, forse, e qui lancio un sasso nello stagno, forse lo è perché usiamo poco questi strumenti. E questi strumenti li andiamo a vedere da Francesca a partire, appunto, iniziamo a farci un po' di cultura su quelli che sono i cordoni di eh, sicurezza. Eh, Francesca, esattamente cos'è un cordone di sicurezza? Allora, un cordone di sicurezza in maniera molto semplice è una fettuccia con dei moschettoni. Eh, ne esistono vari modelli, questo, ad esempio, è un due ganci statico. In alternativa, possiamo avere un due ganci elastico oppure un tre ganci. I moschettoni, anche questi possono essere di vario tipo. L'importanza del moschettone è che non sia un moschettone semplice, ma un moschettone con sicura, ovvero che non si può accidentalmente aprire. Ma in questo caso il gancio a pellicano richiede. Una volontà nell'apertura perché c'è una sicurezza per aprirlo. Esistono altri modelli che hanno la ghiera uh, che, che gira oppure un altro sistema che ha bisogno di una pressione posteriore e anteriore per uh, l'apertura. Anche questi sono a discrezione dell'armatore in base a ciò che preferisce. L'importante è che appunto abbiano questa sicurezza che non si possano assolutamente aprire accidentalmente perché se no viene meno la funzione stessa del, uh, del cordone. Il cordone uh, come va assicurato? Va assicurato al giubbotto come dicevamo agli anelli o in dainema o uh, in acciaio che ha il uh, giubbotto e uh, l'altra estremità uh, ha una lifeline se l'abbiamo montata un padai o uh, ciò che abbiamo in barca che uh, renda sicuro il uh, appunto il nostro stare in barca fondamentale quando uh, si naviga da soli essere uh, legati uh, Dovrebbe essere un diktat veramente, non, non ci dovrebbe essere bisogno di formazione perché uh, sappiamo che questo è veramente uno strumento semplice ma uh, che può salvare le vite. Uh... Umberto, intanto che Francesca recupera un altro tipo di cordone di sicurezza a bordo della tua barca o quando tu devi consigliare consigli statico, elastico, due ganci, tre ganci? Ma allora io eh, sto cominciando a far capire che eh, qui si parla di sistema di prevenzione per l'uomo a mare. Allora un sistema è composto da varie componenti e anche grazie a, a quello che ci ha portato il mondo delle regate, eh, soprattutto la regolamentazione legata a questa che nasce da una mentalità anglosassone, cioè a seguito degli incidenti si fa un'analisi post incidentale e dopo si tirano delle conclusioni, non dei giudizi, delle conclusioni, mi raccomando. Non posso entrare nel dettaglio di questi argomenti, lo facciamo nei corsi, ma è ben diverso dare un giudizio e tirare delle conclusioni. Allora, si tirano delle conclusioni e il sistema eh, può essere, anzi, eh, nel, nel, nel mio consiglio quando andiamo a bordo, è di avere un sistema integrato. Chiaramente ci vorrà quello che farà vedere tra un po' Francesca a ah, tre moschettoni o comunque doppio eh, con un cordone una parte lunga, una parte corta, eccetera, eccetera, per chi esce dal pozzetto e va a fare dei lavori eh, sul ponte, eccetera, eccetera. Perché? Perché permette di stare comunque sempre legati alla jetline e poi, quando si arriva nella workstation, come le chiamiamo noi, attaccarsi corto e poter lavorare per esempio per dare le mani ai terzaroli come se fosse al trapezio di un windsurf o, o di una barca. Eh, quindi con due mani può lavorare non come gli insegnamenti dei nostri vecchi che ci dicevano una mano per te e una mano per la barca. Se io ho il cordone corto ho due mani per la barca. Mentre in pozzetto possiamo anche evitare questo triplo e possiamo avere uno. Eh, con i due moschettoni perché è più semplice, perché abbiamo un'area un po' più eh, trafficata, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, ci sono altri consigli su come mettere il jack climb, ma sarebbe un po' troppo lungo, mi servirebbe anche una serie di schemi. Francesca, torniamo da te per se non sbaglio un tre ganci elastico. Eccomi, esatto. Allora il tre ganci, come appunto diceva Umberto, eh, ha sempre eh, le due linee diverse. Qua abbiamo una parte statica, quindi il famoso corto che permette di assicurarsi quando si è eh, nella zona di lavoro, e una parte elastica che permette quindi di muoversi meglio all'interno della barca, sulla tuga o eh, insomma dove uno ha bisogno di. Di andare inoltre, questo è obbligatorio per le regate uh, ISAF-ORC. Perfetto, quindi eh, Giampiero, se non sbaglio, per la 151 sì, esatto. Confermo, questa è una delle dotazioni che è prevista per le regate di la 151 miglia, ma non solo questo, tornando anche al discorso dei giubbotti, ci sarebbero anche gli, gli spray i giubbotti, Francesca dovrebbe eh, averne, averne uno eh, di quale che... abbiamo una diapositiva esatto, benissimo, benissimo. polivalente Francesca nell'utilizzo esatto. delle e comunque <ride> sì. sono eh, dei materiali che voglio dire eh, come diceva il di Umberto indipendentemente eh, dalla necessità no? eh, il fatto di trovarsi eh, magari in mare, una situazione estrema dove c'è vento, eh, dove c'è mare, dove c'è l'acqua che si nebulizza, no? eh, il fatto di avere uno spray ud ti permette di avere una respirazione in uno stato eh, d'ansia e, e di stress che non ti fa andare acqua nei, nei, nei polmoni. Correggimi Umberto se ho detto, sbagliato, ho detto qualcosa di sbagliato da quando partecipo ai tuoi corsi. Eh, No, allora eh, capisco che quando uno come me fa test tutti i giorni non può altro che evidenziare cose che purtroppo nel luogo comune sono diffuse. Allora, la spray UDE è, in realtà è stata introdotta dopo la seconda guerra mondiale, quando si sono trovati dei naufraghi col giubbotto di salva salvataggio eh, e i polmoni pieni d'acqua, proprio per il motivo che dicevi tu è corretto, l'acqua la nebulizzata comunque condensa nelle vie respiratorie e poi si accumula nei polmoni quindi la sprayhood è concettualmente valida purtroppo eh, facendo i test e l'abbiamo segnalato anche al al, eh, al war sailing perché ormai l'ISA è finita da war sailing eh, dà dei grossi problemi stare lì sotto eh, chiusi dentro in quella capottina lì eh, soprattutto anche di visibilità verso la barca e poi eh, molte persone veramente eh, fanno fatica a entrare lì sotto e starci quando si appanna eh, per la condensa. Quindi, diciamo che eh, è una cosa sulla quale bisognerà un po' ragionare quanto sia veramente eh, necessaria. però eh, la possibilità di averlo e di usarlo o non usarlo eh, resta come tutte le cose un'opzione. Quindi, eh, il concetto è corretto. La pratica la vedo molto, molto poco usata e usabile. Eh, intanto Umberto, volevo aprire con te un piccolo capitolo sulla base di quello che ci siamo raccontati oggi nel nostro eh, pre-meeting. Eh, sei coinvolto anche eh, in un progetto che ricorda che è dedicato ai ragazzi del Parsifal, quest'anno sono 25 anni, non so se ci vuoi raccontare qualcosa di questa iniziativa che stai seguendo. Beh, mi fa piacere nel senso che eh, devo dire che il mio impegno è nato prima di quell'incidente e su quella barca ho navigato tre anni, quindi eh, sono totalmente eh, coinvolto in questa faccenda. E quando avvenne questo incidente che eh, coinvolse un'imbarcazione che andava a, a, a quella che allora si chiamava la Trasade Salise, oggi si chiama LARC, eh, fu veramente un passo anche culturale per il nostro ambiente perché riuscimmo eh, grazie purtroppo e spesso avviene così in Italia quando quando qualcosa ti tocca da vicino e tocca da vicino in questo caso tutto l'ambiente del, della vela italiana eh, diventiamo tutti più sensibili avviene con le malattie avviene in tante cose e io dico purtroppo ma anche per fortuna nel senso che eh, quando qualcosa in famiglia ti tocca da vicino diventi più sensibile, l'errore sarebbe poi non dare seguito a questa tua sensibilità. Per cui, a, a, per volontà del, del padre di Daniele Tosato, nacque allora il centro studi per la sicurezza in mare e mi chiese proprio perché comunque ero coinvolto direttamente nella situazione cosa potevamo fare e io gli chiesi per favore di non fare un'associazione ma di fare un centro studi. Il centro studi... Eh, io vengo da una cultura scientifica, sono laureato in chimica pura, ho fatto eh, il ricercatore part time perché preferivo andare in barca, eh, però eh, diciamo che il centro studi cosa fa? Ha portato in Italia la cultura dell'analisi post-incidentale, che è una cultura anglosassone molto diffusa e eh, da 25 anni raccogliamo i casi reali e ne facciamo un'analisi appunto senza però i nostri pregiudizi e senza dare giudizi. Eh, questa è l'educazione che deve avere una, una persona che si occupa di analisi post-incidentale ed è non, è non è facile trovare persone che sono in grado di togliersi dai propri pregiudizi e analizzare le cose senza alla fine dare un giudizio né personale né generale. Eh, sono molto contento, l'attività va a rilento perché chiaramente... Non è facile, soprattutto finché il padre di Daniele era vivo, non voleva eh, che avessimo sponsor perché pensa che lo sponsor poi eh, crei delle tensioni all'interno di chi deve analizzare degli incidenti e quindi anche dei prodotti. Ma io credo che ormai eh, sia il momento anche di aprire il centro studi a delle collaborazioni con ditte, eh, magari anche queste che sono presenti oggi in maniera molto però eh, matura eh, che permetta a noi tecnici di dire quello che è e che è a loro di usarlo come marketing per migliorare i loro prodotti. Il, a novembre ci sarà appunto il 25 annale di questo, centro, di questo incidente e vorrei eh, veramente che riuscissimo a fare una cosa eh, con i nostri standard, cioè non una cosa a eh, fuochi pirotecnici ma una cosa coinvolgente anche per i giornali, le assicurazioni, le ditte, eh, in maniera tale da poter veramente fare un salto di qualità eh, in questo centro studio. 4 novembre 95 era se non sbaglio la data del Parsifal. Tornando a quelli che sono invece gli argomenti di questa nostra serata, tornando alla sicurezza a bordo, eh, abbiamo parlato di sicurezza parlando di eh, cinture di salvataggio, cordoni di sicurezza, delle lifeline Passiamo alla parte emergency e se non sbaglio nella parte emergency eh, è il momento di parlare di Aste eh, e di Downboy, che io ho scoperto oggi eh, esattamente cosa sono e magari c'è anche gente eh, come me che al momento ancora non lo sa. E... Francesca, raccontaci di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Downboy e di Aste. Sì, la Stael Dambuoi fanno parte di tutti quei prodotti per il recupero del, dell'uomo a mare, e uh, sono prodotti uh, non richiesti dalla normativa che richiede uh, la zattera, uh, ma uh, con un uso uh, molto più semplice e uh, che quindi uh, sarebbe uh, consigliabile che tutti uh, avessero a bordo. Uh, questa... Eh, questo è il case di un'asta IOR uh, l'asta IOR uh, una volta sganciata dalla sua base che viene attaccata quindi al pulpito della, della barca uh, una volta gettata in mare si gonfia e diventa, uh, se Gian Piero mi potesse grazie se mi metti la grazie, foto dell'asta così <ride> grazie mille Uh, come vedete l'asta uh, diventa uh, molto alta uh, con una bandierina rossa e gialla, quindi ad alta visibilità e uh, la persona uh, che è caduta a mare riesce ad aggrapparsi e a sedersi nella cinghia alla base dell'asta. Se fai vedere l'altra foto si vede bene come, uh, come utilizzare questo, questo strumento. No, la foto de, dell'asta con non ti preoccupare, quella la rivedremo fra poco. Mi, eh, sa. mi ha, mi ha preceduto. Ha, ha scoperto gli altarini prima del, prima del tempo, non ci saranno più sorprese. Vediamo se ci arriva la foto. Intanto vado da Umberto per sapere. Umberto, è una dotazione. Eh, abbiamo detto, ecco qui l'immagine è una dotazione abbiamo detto che se non ho capito male non fa parte del kit obbligatorio ma è una dotazione che tu senti di consigliare a chi ci sta seguendo Beh, diciamo che la safety board è nata proprio da questi prodotti quando nel 1989 90 eh, abbiamo cominciato a cercare in giro qualcosa per chi navigava in oceano in particolare Brooksfield e altre barche che sono partite per il giro del mondo e in america abbiamo trovato già allora questo sistema eh, il momoto si chiama e, e quindi voglio dire sicuramente eh, per la cura anche se mi piace parlare più della prevenzione per la cura sono sistemi fondamentali perché eh, intanto sono di piccolo ingombro e quindi è facile che a bordo riusciamo a gestirli, sono ad attivazione eh, automatica, nel senso che comunque c'è uno strappo come i paracaduti, si attivano appena lo lanci in mare e eh, l'asta, a differenza poi di quello che pensano molti che è utile per chi rimane a bordo, è fondamentale per chi cade in acqua, perché chi cade in acqua ha un punto di riferimento, e adesso si può avvicinare. E con esso si può far vedere. Eh, molti hanno sempre pensato l'asta come strumento per chi rimane a bordo per vedere dove è l'uomo, ma eh, nella realtà dei casi e anche nelle simulazioni che facciamo, eh, cadere in acqua e non avere un punto di riferimento e non sapere se ti vedranno o no è molto difficile, molto difficile sopportarlo. Eh, per cui abbracciare l'asta o la zatterina, che abbiamo già visto nell'immagine precedente, eh, è fondamentale e diciamo che sono i cavalli di battaglia da cui è nata la safety world questi prodotti qua adesso eh, sono contento che si diffondano anche in altre aziende ben più grosse di noi e quindi speriamo che si diffondano maggiormente però lo sottolineiamo ancora eh, mi rifaccio a quello che hai detto prima all'inizio di questo tuo intervento ovvero questi sono dei eh, rimedi per curare le conseguenze del mancato, dell'errato utilizzo, eh, del cordone di sicurezza, della lifeline, insomma eh, una serie di errori, di mancanze che poi ti portano a cadere in acqua e eh, sicuramente a poter sfruttare l'ausilio di strumenti del genere. E eh Certo, infatti quando, quando noi li vendiamo dici, ti dicono ma quanto costa? Hai detto legati, costa molto meno. E Francesca, abbiamo visto prima una foto che ha svelato gli altarini, penso che fosse la foto di un Downboy che io oggi mi sono esatto. permesso di dire, beh insomma stiamo parlando di quello che era un atollo in versione 3.0. Esatto, allora uh, la cosa bella di, uh, del Downboy come dell'asta come de, si vede da, da questa foto è proprio la facilità di utilizzo perché sappiamo che la zattera quando... Pesa poco pesa dai 30 ai 40 kg, ma si può arrivare anche sui 60-70 kg. Immaginate in una situazione di emergenza: uh, magari uno è solo a bordo e l'altro uomo, purtroppo appunto è, è a mare e è un po' difficile andare a, ad utilizzare questo, a, a sollevare uh, tutto questo peso. Mentre invece sia l'asta che il Danbuoi vengono appesi al, al pulpito quindi sono già fuori dalla barca e attivarli è veramente un, un attimo uh, a differenza uh, dell'asta allora il concetto tra il dambuoi e l'asta è lo stesso quindi è un recupero dell'uomo dell a mare che permette uh, una maggiore visibilità per chi rimane eh, a bordo della persona che è caduta, ma appunto anche eh, un senso di sicurezza della persona che è eh, caduta a mare. In questo caso facciamo uno step successivo rispetto all'asta perché non si rimane completamente a mollo nell'acqua, ma eh, si può salire dentro al, eh, al John Boy. Non si è ovviamente all'asciutto come uh, in una zattera, uh, però uh, ovviamente la, senza, la sensazione è uh, molto diversa. Inoltre il uh, John Boy uh, ha anche queste cinghie uh, nere che vedete in, uh, in foto che uh, permettono uh, una volta attaccato a, a una drizza di essere sollevato. Uh, a bordo perché anche questa è una fase a cui uh, non si pensa, ma che in realtà è uh, molto complicata perché uh, un uomo caduto, caduto a mare magari uh, può aver avuto un qualche trauma e quindi non essere capace di risalire dalla scaletta, o le condizioni del mare possano, possono essere uh, complicate per risalire come uno farebbe nella, nella normalità. Comunque mi sembra di capire che il John Boy sia l'anello di congiunzione tra eh, il mondo dell'emergency, quindi delle aste, eccetera, eccetera, e quello del rescue, che eh, abbraccia tutto quanto il mondo delle zattere. Insomma, mi sembra un sistema esatto. di galleggiamento personale eh, piuttosto evoluto questo John Boy. Sì. Sì, 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 assolutamente. Uh, questi due articoli sono obbligatori per uh, le regate uh, ISAF-ORC di terza categoria. Quindi uh, abbiamo iniziato a vederle sempre più spesso su barche che uh, fanno regate di, di una certa importanza. Quindi anche in questo caso 151 miglia, Gian Piero? Sì, esatto, confermo. Eh, con lo so di terza categoria eh... Ovviamente all'interno io volevo collegarmi un attimo a quanto era stato detto prima a proposito del peso della zattera perché eh, in questa foto non vediamo solo eh, il sollevamento grazie a John Boy ma vediamo anche il posizionamento corretto della zattera perché eh, zattere da otto persone che pesano anche 60-65 kg eh, io no, non voglio sembrare attivo però non vanno tenute sotto un govone eh, immerso con altre, altri oggetti sopra. No? Il posizionamento corretto, come si vede da questa foto, eh, è nella parte più alta della tuga dove ci sono delle cure specifiche, oppure sulla poppa della barca. Eh, quindi eh, questa immagine è molto bella anche per questo. Poi anche in questo, Umberto, penso che abbia eh, delle parole da dirci e eh, sul corretto posizionamento e su come aprirle perché tanti eh, comunque hanno avanzato a bordo ma mh, non hanno idea o non l'hanno mai provata comunque. Umberto, l'ultima spiaggia la Zattera, insomma bisogna prenderci cura di, eh, della Zattera eh, di tutte le attrezzature che abbiamo visto fino adesso ma insomma la Zattera è quella che speriamo sempre di non dover aprire ma quando si deve aprire sarà il caso che funzioni e che sia manutenuta nel verso giusto ma allora, devo dire che per fortuna eh, in Italia, che abbiamo la, così la, la mania, e però devo dire anche la necessità dell'utente di avere la mamma baglia che ci dice cosa dobbiamo fare tutte le volte che ci muoviamo di casa, eh, dove mettere la zattera non è definito per legge. Eh, capisco di essere un po' controcorrente nel dire che sono contento di questo, perché quando comunque definisce una cosa per legge. Eh, non va bene per tutti. E quindi questa libertà eh, di, a cui andiamo noi che navighiamo di essere più liberi eh, credo che vada gestita bene e sfruttata. Per cui eh, molto interessante è il concetto che ci ha insegnato eh, l'ISA prima ora Sailing World, eh, nelle show Special Regulation. Il concetto è molto semplice: la ZATER è in un'area del documento che determina gli equipaggiamenti e il loro uso a bordo che è una sezione che è la numero 4 che sono gli equipaggiamenti mobili se no sarebbe nella sezione 3 gli equipaggiamenti fissi allora eh, chi ha orecchie per intendere e occhi per leggere bene avrebbe già capito già negli anni 70 quando questo documento cominciò a girare nel mondo delle regate che la ZAT è un equipaggiamento mobile cosa vuol dire che dobbiamo allora cominciare a ragionare noi di metterlo dove serve a noi. Eh, allora, questo eh, ci ha permesso in tutti questi anni di andare incontro anche alle esigenze dei regatanti che hanno bisogno di non metterla sul pulpito di poppa, giustamente insomma, però di cominciare a studiare eh, un concetto per cui questa zattera vada scelta, rigida o morbida, secondo di quello che uno... Può fare chiaramente se la posso tenere all'esterno sarà rigida, se invece non la posso tenere all'esterno per mille motivi eh, sarà eh, morbida e poi lì lavorare in maniera tale che questa zattera comunque si possa spostare e muovere. Chiaramente faccio solo un esempio: insomma, io eh, faccio trasferimenti in barca quando siamo in due, la zattera, qualunque posto sia lasciata l'armatore, esce dal suo gavone, viene nel pozzetto, viene legata in pozzetto, ci si siede anche sopra e quando serve ce l'abbiamo già attaccata al sedere. Cioè, Non vedo perché io non mi debba muovere in questo senso. Certo, eh, da sempre, perché la prima zattera che abbiamo importato noi in Italia era della BFA e pesava 28 kg una zattera da 8. Certo, era in poliuretano, certo la bombola era in alluminio, Certo, una serie di altre cose che facevano sì che questa ditta BFA Ballon Fabrique, cioè faceva le, gli aerostati durante la prima guerra mondiale, avesse studiato delle zattere per gli aerei ultralight. Eh, ragazzi, cosa dobbiamo dire? Eh, io l'unica cosa che dico è eh, a chi ci ascolta e a tutti quanti, vorrei un utente più informato, che ha più curioso, che ha voglia di capire e che per fortuna in questo caso è così, lo Stato non ci dica dove mettere la zattera, ma noi si decida dove metterla. È chiaro che quando vediamo una foto come quella pensiamo che quello è un comandante intelligente, perché è un comandante che va in giro con la famiglia, eh, eccetera, eccetera, su una barca che può tranquillamente andare in giro eh, quando vuole, con chi vuole, sul ponte, anche a calcio e pugni, io la mando in acqua. Eh, quindi dall'alto può solo che scendere la zattera però ci sono altri trucchetti che si imparano ai corsi di come gestire anche una zattera in lungavone e comunque eh, c'è un tempo che i casi reali hanno portato a far emergere eh, che hanno sempre avuto tutti per eh, muovere una zattera ed è 15 secondi con questo target invito i, gli ascoltatori ad andare a bordo il prossimo weekend sulla propria barca e non loro, ma il loro equipaggio e eh, dirgli di tirar fuori la zattera da dove l'hanno messa in 15 secondi. Se non ce la fanno, intanto il cervello avrà imparato che ci vuole ben di più e forse eh, la prudenza gli insegnerà a spostarla in un altro posto, magari comunque scelto da lui, in modo tale che in 15 secondi eh, la zattera si inacqua ogni affondamento ha permesso questi 15 secondi, dai casi reali analizzati non solo da noi, e questo è un target eh, in cui possiamo stare bene. Certo che se uno salpa senza aver detto all'equipaggio che c'è una zattera, senza aver detto all'equipaggio dov'è la zattera, senza aver detto all'equipaggio come si tira fuori la zattera, senza aver detto all'equipaggio come si fa, beh, eh, allora 15 secondi potrebbero non bastare, ma d'altro canto c'è molta gente che salpa impiegando 20 minuti a insegnare a una persona adulta che già la sa fare ad andare al bagno non dico altri termini, un po' più marinareschi e, e non perde neanche 10 minuti ad insegnargli ad usare un VHF quindi capite che il problema eh, sta proprio nelle abitudini nostre e negli esempi che noi, soprattutto gente che può essere un opinion leader dà nell'ambiente eh, perché è da lì che passa poi l'equipaggiamento come lo slogan che ci siamo sempre dati noi nessun equipaggiamento ti salva la vita se non lo sai usare eh, quindi ripetiamo ancora abbiamo scoperto un'altra cosa interessante eh, insomma un tempo eh, di 15 secondi è quello che eh, c'è sempre stato per chi ha avuto emergenze in mare e quindi come ha consigliato Umberto Verna, eh, provate a vedere eh, da chi viene con voi in barca, ma anche da voi stessi, che siete comunque gli armatori e magari siete convinti che la vostra zattera sia facilmente recuperabile se in questi 15 secondi riuscite a portare la zattera in posizione di lancio. Però noi siamo curiosi e vogliamo andare da Francesca per eh, sapere di che cosa stiamo parlando esattamente quando parliamo di zattere. Ce n'è eh, grande scelta e di cosa ci vuoi parlare, Francesca? Allora, il mondo delle zattere è veramente uh, molto, molto ampio e molto vasto e qua sicuramente uh, tutto cambia in base all'utilizzo che uh, uno fa. Esistono le costiere, esistono le zattere oltre le insomma le transoceaniche, oltre eh, per navigazioni molto più impegnative, uh, con dentro delle dotazioni che possono essere anche aggiunte, come il, uh, il cibo e l'acqua, in delle grab bag separate. Uh, la zattera è veramente uno strumento da calibrare su misura per l'utilizzo che uh, ognuno ne fa, come diceva appunto anche Umberto, uh, rigida oppure, oppure, oppure morbida. Uh, la zattera va calibrata sulla barca, sullo spazio che una persona imbarca e su quante persone sull'uso che, che viene fatto. Adesso esistono anche dei modelli più leggeri in carbonio. Che vengono fatti da Ocean Safety, che è un'altra un azienda leader mondiale nella, nella, nel, nella questione appunto security, eh, con il case in carbonio e dentro a delle parti alleggerite come la bombola eh, e quant'altro, che permette un grandissimo risparmio sul, sul peso della zattera. Eh, e poi L'importante è come viene uh, allocata, uh, collocata in, uh, in barca. Non, uh, non credo di, di, che ci sia bisogno di dire molto, molto altro in più. Le costiere non hanno il, il tettuccio, quindi sono semplicemente, come si è visto anche nella foto della locandina, uh, un, uh, un quadrato. Eccola qua: esatto, no, proprio mia. quella mentre invece le altre hanno anche un tettuccio, una copertura che permette di ripararsi dalle intemperie, dal sole, dal vento e quant'altro e all'interno uh, ci sono anche tutta una serie di uh, articoli uh, per um, poter rimanere, uh, per sopravvivere, per sopravvivere in mare un, uh, per un certo periodo di, di tempo. E intanto quando io sono a bordo della Zattera, forse li ho già usati prima di eh, dover abbandonare la mia imbarcazione. Eh, se avevo qualcuno nelle vicinanze, o comunque per farmi eh, vedere, sicuramente se ha visto qualcuno avrò bisogno di utilizzare i fuochi di eh, segnalazione. Eh, mi dicevi, Umberto, questo fa parte della famiglia Rescue, così al pari della Zattera. Sì, diciamo che la ZATRA è survival. Eh, Nell'ambito del rescue, nella richiesta soccorso, chiaramente ci sono tutti quegli equipaggiamenti che servono per metterci in contatto eh, con il servizio SAR, che è una parola che dovremmo cominciare a dirci perché è un servizio e quindi al nostro servizio. E eh, il servizio SAR è finalmente la risultante di tanti anni di eh, cooperazione internazionale che hanno portato l'ONU. A imporre agli stati che fanno parte dell'ONU di creare un servizio che cosa vuol dire che ha gli stessi metodi le stesse procedure e gli stessi strumenti in tutto il pianeta per cui siamo sicuri che se usiamo quegli strumenti con quelle procedure il sistema funziona e funziona in una certa maniera eh, poi ci saranno i casi limiti in cui per varie situazioni anche zone eh, non coperte da certe, da, da certe realtà non ancora organizzate. Ma voglio dire, questo è un concetto che dobbiamo imparare: cioè anche a bordo le cose funzionano se ci sono delle procedure. Le procedure devono essere comuni a tutti quelli che sono presenti a bordo. Per cui i fuochi e i razzi, diciamo, sono i primi eh, segnalamenti nati e quindi sono ancora un retaggio eh, storico. Eh, però non perdono la loro importanza perché nel momento in cui ancora oggi, eh, quando intervisto nei Marina, eh, le imbarcazioni, comunque eh, con motori potenti eh, che vanno anche a eh, 10-15 miglia a pescare e spesso non hanno il VHF, eh, direi che e comunque il VHF portatile non ha quella portata. Direi che un razzo e un fuoco permette di chiamare almeno chi è nel raggio di una decina di miglia da te eh, per farti vedere. Bisogna non confondere il razzo con il fuoco, ma d'altronde non è difficile confondere un razzo che non sta neanche nello schermo e un fuoco a mano che invece sta nello schermo. Come vedete, quindi diciamo non facciamo confusione in questi, tra questi due oggetti. Mentre leggo spesso anche sulle riviste la confusione tra questi due oggetti. Il razzo è quello che va sparato per primo perché non indica la posizione del due partito ma richiama l'attenzione andando a un'altezza di 300 metri e cadendo con un paracadute cade lentamente quindi dà la possibilità di essere visto. Eh, certamente ne serve una serie e la procedura parla di una serie di tre eh, perché uno solo potrebbe essere una svista. Il fuoco a mano invece va usato dopo perché indica veramente la posizione di chi ha bisogno di aiuto. Tenete conto che potrebbe essere anche richiesto da chi vi viene a soccorrere, pur parlando per radio o col telefonino, di accendere almeno un fuoco a mano, di sparare un razzo, perché eh, nella, nella ricerca in mare, insomma, un segnale visivo, vivo, attivo e presente al momento in cui ti chiedo di usarlo è molto utile. Francesca, cosa ci fai vedere in merito al discorso razzi e fuochi di segnalazione? Sì, esatto, come vi ha fatto vedere anche Umberto, la differenza tra i tre fuochi attualmente eh, in commercio: quindi, abbiamo la bomboletta fumogena, il fuoco a mano, appunto, molto più piccolo e di semplice gestione, e il razzo a paracadute, che è quello che va Sparato. Uh, una cosa sullo smaltimento dei razzi, perché i razzi hanno una data di scadenza che sono quattro anni che è ben scritta chiaramente sul, uh, sul razzo. Uh, fino all'anno scorso uh, non era non c'era le legislazione per lo smaltimento dei razzi. Quindi questi razzi venivano trovati ovunque, nei cassonetti della spazzatura e poi vi lascio immaginare i problemi ambientali una volta arrivati in, in discarica. O oh, sparati Adesso... a capodanno. Esatto, beh, venivano anche sparati a capodanno, anche se è una cosa veramente eh, molto pericolosa perché un razzo scaduto è un razzo che non è più sicuro. Quindi uh, sconsigliamo assolutamente questa, questa pratica. Ad oggi in Italia uh, esiste un consorzio che è il CogePIR uh, che ritira i razzi usati a costo zero. Quindi, mi raccomando, eh, i negozi, gli armatori, chiunque abbia razzi scaduti eh, può eh, andare sul sito del Cogepir oppure portarli al negozio dove acquista eh, i nuovi e lasciare eh, i fuochi. In questo, in questo modo verranno smaltiti a impatto ambientale zero. Io intanto, ti ringrazio Francesca. Ma è arrivato il padrone di casa. Penso che sia localizzato dalle parti del Lago di Garda, perché per il presidente dello Yacht Repubblica Marinara di Pisa, Roberto Lacorte. Se non vado errato, domani c'è una nuova sfida che lo attende. Roberto, buonasera. Ciao a tutti. Ciao, ciao eh... Roberto. ciao, ciao, ciao. E grazie del tuo intervento, sempre prezioso nell'ambito della sicurezza, sono gli argomenti veramente che stanno in primo piano rispetto a tutto il resto perché te sai benissimo che chi va in mare, più uno va in mare, più eh, sa cosa significa, più uno lo teme e lo rispetta e quindi tutto quello che riguarda la sicurezza è prima di tutto. Eh, sì, sono qua a Garniano eh, A proposito di sicurezza qui si va a 25 nodi. Oggi abbiamo fatto la velocità di 25 e mezzo, una del genere. E, e, si sì, inizia l'avventura sui 69F con Flying Nick. Oggi 5 barche hanno iniziato. Con, abbiamo iniziato con le warm-up races ed è stato divertente perché, insomma, anche qui ci sono nuovi regolamenti: i regolamenti speed che ci impongono degli atteggiamenti in sicurezza per, non, per evitare collisioni che anziché avvenire a 7, 8, 9 nodi possono avvenire a 20 nodi. E, bello, eh, c'è tanta attesa per le prime regate che ci saranno a, a domani, ancora warm up practices, e poi da venerdì, sabato e domenica tre giorni di regate tiratissime alla massima velocità. Tra l'altro l'ultima menzione su questo argomento relativa al fatto che c'è una sfida anche eh, interna al team con una seconda barca di Flynn Nica. Sì, abbiamo deciso di armare due barche perché è talmente nuovo questo mondo del, delle barche che foilano, che, che volano. Più. E conta tantissimo cioè l'allenamento, l'avanzamento nell'arrivare nella, nell alla massima performance lo si ha con le ore di volo e quindi noi per accelerare l'apprendimento eh, su queste barche abbiamo raddoppiato con due barche in modo tale che le informazioni infatti mi dispiace se mi sono unito solamente adesso ma c'è stato un briefing molto molto lungo sulla gestione dei camber, caster cioè, del, cioè guarda qui ci sono nuovi ruoli no? c'è il flat controller eh. c'è cioè il flight controller che deve capire come gestire l'incidenza del timone, dei foil e, e quant'altro, anche le vele poi assumono forme differenti, a quelle velocità le vele hanno un comportamento veramente differente che incide tanto sul, poi sulla gestione del foil sui, sulle le energie date su anche il e quindi stiamo scambiando veramente tantissimi dati per poter arrivare a un setup che sia corretto e sicuro più che altro perché poi è facile anche trovarsi in condizioni che uno spinge delle velocità non controllato, il foil va in cavitazione e crolla tutto, quindi... Eh, insomma, sì, c'è anche la lotta interna. Sì. A livelli di tecnicismi che ti avvicinano un pochettino a quello che è il mondo dell'automobilismo, anche con eh, questo cambio totale che va fatto appunto di eh, approccio. Intanto, Giampiero, sono sicuro che stava già prendendo appunti per fare un nuovo webinar sul mondo delle barche volanti eh, Roberto tornando da te eh, insomma si parla di sicurezza eh, lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa è insomma sempre sul pezzo siamo vicini all'estate periodo di eh, vacanze eh, insomma un modo per affrontare una vacanza o comunque una navigazione eh, un pochettino più eh, consapevoli di quello che si va incontro Beh, io della, mi ricordo che nell'ultima 151 miglia ho chiuso il mio intervento al, al briefing con, 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 con un invito alla sicurezza, cioè con la parola safe, eh, senza, proprio, senza limitazioni. E la sicurezza è importante. Io, come, come ho detto poco fa, no, quando racconto, mi chiedono riguardo le legate lunghe. L'atteggiamento di chi è stato per tanto tempo in mare, ha fatto tante miglia, è quello di, cioè, sì, è di paura. Cioè il mare, c'è cioè paura, è il rispetto. È un rispetto, e quindi, quando uno gli si accende, l'emozione del rispetto, tra virgolette, paura, allora sa in maniera consapevole cosa significa mantenere tutte le attenzioni sulle dotazioni di sicurezza. Sui comportamenti da tenere, e per noi è fondamentale. Con, con, con Verna e la sua azienda abbiamo da tanti anni collaborato come, come circolo, facendo corsi <coughs> interni, eh, corsi per la sicurezza, eh, abilitazioni, e ora il, il, il webinar credo sia sicuramente una, una, un tema di estremo eh, interesse. E ripeto, mai prendere con leggerezza. Io vedo che tanti incidenti avvengono. Forse voi eh, me lo potete confermare: tanti incidenti avvengono tra i, i più spavaldi. Facciamo così: gli spavaldi sono quelli che hanno fatto poche, poche miglia. Perché facendo tanti miglia, a volte conosci il carattere del mare, sai cosa significa la potenza del mare. Ma non è solamente, non è solamente la potenza del mare, ma quello che ti può capitare nell'ambito di una navigazione che se velo o motore. Con qualsiasi mezzo sul mare. Ecco che, ecco che il tema della sicurezza sarà un tema centrale eh, all'interno di tutte le nostre attività del de club. E abbiamo anche la fortuna di avere una struttura come quella di Verna che ci dà delle informazioni sempre puntuali perché è un core business della, della sua azienda. E eh, Giampiero, siamo giunti in conclusione, ci ha raggiunto anche appunto il presidente. Eh, che cosa ha imparato questa sera nel corso di questo nostro incontro? Ma mi, mi sono rinfrescato la memoria di, di, que, di, di alcune cose eh, che, che Umberto mi aveva insegnato durante i suoi corsi, che avevo dimenticato. Tra cose, a proposito di corsi, quest'anno avremmo dovuto farlo eh, a marzo. OSR durante un weekend di fine marzo e abbiamo riprogrammato con Umberto la data del 2021 nel weekend del 23 e 24 di gennaio 2021 rifaremo il corso eh, OSR al nostro, al nostro IACLEB club sia per chi lo deve fare la prima volta sia per chi lo deve fare per la parte che gli è scaduto nel, nell'arco dei cinque anni. E quindi con il ricordo, con uh, questa informazione che giunge dalla cabina di regia dello Yacht Club Repubblica Mandelara di Pisa, uh, è il tempo di andare a ringraziare quelli che hanno. Sono stati i miei compagni d'avventura nel corso di questo webinar che abbiamo dedicato al mondo della sicurezza. Abbiamo scoperto eh, che questa zattera, per chi non lo sapeva, è una zattera per, non per la navigazione eh, assolutamente offshore, eh, dato che le zattere per la navigazione senza limite della costa sono dotate di eh, copertura. Abbiamo parlato di aste, di John Boy, eh, di eh, cinture di eh, salvataggio, di cordoni. Lo abbiamo fatto con con eh, Francesca eh, Farina che eh, vado a ringraziare per eh, essere stata nostra eh, diciamo nostro eh, cicerone all'interno di quello che è il mondo delle forniture nautiche italiane No, sono io che ringrazio voi, mi ha fatto molto piacere questo, questo webinar. Mi fa sempre piacere ecco, far far vedere i, i prodotti, soprattutto quando, quando si parla di sicurezza e per appunto uh, spargere sempre, sempre di più il verbo, anche se questo lavoro, questo in realtà è il lavoro di, di Umberto, però in mare appunto ci vuole, ci vuole rispetto. E non solo per Purtroppo questo si impara quando si fanno molte miglia. Invece uh, chi uh, va in mare solamente, diciamo, il weekend con la famiglia, a volte uh, tende un po' a minimizzare e banalizzare i rischi e invece uh, come dicevamo con uh, con Giampiero ieri parlavamo e ci siamo ritrovati il 18 agosto di due anni fa, quindi una, a partire dall'elba con un sole meraviglioso leggendo un libro e poi ci siamo ritrovati uh, dentro tre groppi con i fulmini, uh, la grandine e 45 nodi di vento. Uh, e tutte le stazioni meteo che avevamo visto non, uh, non avevano assolutamente previsto tutto questo, Uh, quindi in mare uh, la sicurezza e la prevenzione non sono, non sono mai troppe, non è una cosa da principianti, anzi, è assolutamente da esperti. E in quel caso, magari abbiamo scoperto che un SL 180 poteva essere un valido compagno d'avventura. Lo è eh... stato, lo è e stato decisamente un valido compagno d'avventura. Io vado. Voglio anche a ringraziare Umberto Verna di Safety Worlds, abbiamo parlato con lui anche eh, di quella che è l'iniziativa collegata ai ragazzi del Parsi. Ricordiamo quest'anno a novembre sono 25 anni. Grazie mille, Umberto, di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a Roberto, eh, perché è una persona che stimo. È una dei pochi, eh, come avrete capito da quello che ha detto che è un regatante ma anche marinaio e non sempre queste due figure si sposano, vero Roberto? Eh, sì, poi invece ringrazio di aver conosciuto Francesca, spero di ampliare la nostra collaborazione anche dal punto di vista reciproco, di parte, eccetera, in futuro, perché vedo che comunque la strada che abbiamo aperto noi finalmente viene seguita da grossi gruppi e mi fa piacere. Io mi sono fatto crescere la barba perché sto preparando la mia fuga. E non vi dico quando, ma tra un po' non mi troverete su nessun webinare, nessun telefonino perché mi sono preso una barca del 71 e sparirò con quella quando l'avrò messa bene a posto. Per fare quello che dico io, diceva Verdone un giorno mi imbarcai su un cargo esatto. battente bandiera liberiana. quindi e Vi saluterò, e vi, vi saluterò tutti. Prove della barba, per non, non avrò bisogno, eh, possibilità di comprare i rasoi. Fammi fare un complimento anche a Francesca, perché devo dire che un setup in tanti e tanti webinar che ho fatto in lockdown e non in lockdown, un setup come quello che ci ha regalato Forniture Nautiche Italiane, non l'avevamo ancora visto. Tra l'altro, con un audio perfettamente curato. Grazie ancora e complimenti, Francesca. L'audio eh, devo ringraziare un mio collega che mi ha prestato le cuffiette. Assolutamente <ride> eccellente. Roberto, grazie di aver trovato il tempo per raggiungerci, eh, perché insomma. È vero che sei eh, regatante, è vero che sei marinaio, però adesso sei anche pilota di quasi aerei per dire quindi insomma ti eh, aspettano dei giorni eh, a 25 nodi a un metro d'altezza sull'acqua. Eh, sì, 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 no, sono veramente contento, eccitato e emozionato nell'affrontare questo lato della, della vela. Sì, Umberto ha detto proprio bene, io inizio ad andare in barca a vela andando a pescare paraghi con mio babbo davanti a Marina di Pisa, quindi sono prima una, marinaio. Una un marinaio, poi sono diventato regatante, mi piace tutti i lati del mare, questo è un altro nuovo lato innovativo che chiaramente data la mia indole non poteva altro che essere attrarre la mia attenzione e devo dire però che rappresenta anche il futuro. E... E stare sempre sulla frontiera è molto, molto interessante quindi sono le prime regate io credo che questa regata di questo fine settimana farà parte della storia della vela perché a parte Coppa America che stanno già volando in maniera molto bella e precisa con dati importanti queste sono i foil sono le regate foil aperte tra virgolette a tutti e questo la dice la lunga. Tra l'altro stiamo facendo degli studi molto belli, molto interessanti, sul significato, su dove è andata a finire la, la vela in questo momento qua. Le barche volanti sono, hanno preso due estremi. Hanno preso l'IMOCA 60, che fanno il Giro del Mondo, quindi, e qui la dico tutta sulla capacità di andare in, in Blue Water, e Coppa America che sono in Sean Races, quindi in mezzo c'è tutto, quindi significa che in questo momento si può dire che quella tecnologia lì, quel modo di fare vela, è possibile farlo in tutte le condizioni, regate costiere, regate bastone, triangolo, regate eh, lunghe, insomma, e sarà quindi questa l'attestazione che sarà al futuro, sono valutazioni fatte con un team di progettazione su cui, con cui stiamo lavorando in questo momento. Eh, Giampiero, io in attesa di vedere te che vai a volare a 25. Cinque nodi, insomma, ti chiedo di iniziare veramente a studiare un webinar dedicato a questo eh, nuovo settore, visto che comunque abbiamo già parlato di ultime tecnologie in fatto di vele, di ultime tecnologie in fatto di eh, meteo, di ultime tecnologie, di ultime eh, raccomandazioni in fatto di sicurezza. Insomma, cerchiamo di essere sempre un passo avanti con lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Non so, devo chiedere a Roberto se i fogli alzano anche quelli del mio peso, perché non so se sono abbastanza... Ma io ho un'altra sfida, <ride> ho la mia sfida è portarti in regata con me. Eh, va bene, perfetto, grazie Roby. E... Va bene, sì, ci pensiamo. Dai, ringraziando... Nel ringraziando periodo ancora... invernale ne faremo ancora un po' di webinar, perché eh, il Covid... Eh, Purtroppo eh, è arrivato, però ci ha insegnato questo nuovo metodo di comunicazione eh, per cui, magari nel periodo invernale, insomma, adesso nell'estate, la eh, gente si dedica all'auto, soprattutto dopo tanto che siamo rimasti in casa. Quindi, sicuramente nell'inverno eh, organizzeremo delle cose molto interessanti. E quindi questo sta a sottolineare che per l'estate 2020, dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, eh, è un pochettino la chiosa del periodo webinar. Eh, io ringrazio ancora Francesca Farina di Forniture Nautiche Italiane, grazie mille, Francesca. Eh, Umberto Verna di Safety World, grazie, Umberto. Il presidente del Yacht Club, Roberto Lacorte, in diretta dal Lago di Garda, dove eh, tenderà a cercare di tenere alta. Uh, il vessillo del Circolo Gian Piero Intrieri che è stato con me uh, durante tutte quante queste dirette, e anche da parte mia, uh, in questo caso, voce dello Yo Club Repubblica Merlin di Pisa, sotto le segne di zero Gradi di Nord. È stato un piacere avervi avuto uh, i nostri ospiti. Questo webinar rimane uh, live, ovvero rimane come uh, riproducibile on demand quando volete. Andatevelo a rivedere qualora vi siate persi qualche cosa. È ancora con piacere che vi auguro la più serena delle notti. Buonanotte a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie.